Siamo con Raquel Huertas, una delle colonne dell'HF Lorenzoni Bra. Lorenzoni, campione d'Italia indoor stagione 2019-2020. Questo per la Lorenzoni è il 20° scudetto al coperto. 4-1 nella finalissima con il Cuspisa. In questi 4 gol c'è la doppietta tua, Raquel, che oltretutto ti sei anche portata a casa. Vuoi farlo vedere il premio come capocannoniere della finale? Allora, Raquel, quali sono le tue emozioni? Tanta grinta ci hai messo in questa finale. Sì, buongiorno a tutti. Veramente ha sido una finale bellissima, perché è stato 3 primo tempo, 10 minuti, la partita è stata aperta e l'ultimo 10 minuti abbiamo giocato tantissimo bene, mi ha dato con tanta grinta e veramente ha sido una finale bellissima. Io sono contentissima con la squadra, perché veramente ha fatto una partita bellissima e sono contentissima dopo i 2 gol che ha fatto. Il 3-1 fatto su corto, quando hai messo quella pallina all'incrocio e ti sei lasciato andare con quell'esultanza molto rabbiosa, molto grintosa, quello è un po' il simbolo di questo scudetto, no Raquel? Non so, penso io, quando Pino Canonico mi ha portato qua, una delle cose che mi identifica di diverso a qualcun altro giocatore è questa grinta. Veramente è un corto importantissimo, perché la partita c'era 2-1 e a quel corto ha sembrato il 3-1 e ha cambiato la partita. E sono contentissima veramente. È stata una finale molto aperta con il Cuspisa, comunque, che ha lottato fino alla fine. Il livello anche indoor si è alzato molto, Raquel, in Italia. Sì, no, loro sono veramente una squadra difficilissima di giocare contro loro, perché loro veramente c'è una squadra bellissima, c'è dei giocatori veramente che giocano benissimo anche indoor, c'è una portiera che è stata una nazionale, una portiera allucinante, ha stupato 4-5 pala buonissima e c'è il corto che è andato giusto all'angolo, sì, no? Non entrava, e veramente è una partita bella, 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 bella da giocare. Allora, per quanto riguarda, qui tanto c'è il tifo, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, adesso fine settimana prossima andrete in Lituania a difendere i colori dell'Italia, i colori della Lorenzoni, insomma, cosa ti aspetti in quella competizione europea? Io penso che mi aspetto una cosa similare alla dell'anno scorso, come è andato a Vienna, perché veramente è bellissimo di giocare questo torneo, però durissimo, perché loro sono squadra che c'è 5 nel campo, 5 fuori, fanno cambio cada 5 minuti, è un livello altissimo, sono giocatori veramente solo giocatori di indoor e veramente è una soddisfazione per una giocatora giocare questo tipo di torneo. Una volta finito l'indoor si tornerà poi su Prato, insomma, quale sarà poi il ritorno su Prato della Lorenzoni, cosa ti aspetti? Noi veramente, come è Pino Canonico che lui è ambizioso e anche noi siamo ambiziosa, lui vuole e anche noi vogliamo stare lì avanti per intentare essere campione dell'Italia. Raquel, tu hai portato tanta energia dalla Spagna, come ti trovi qua a Bra? A parte giocare prima squadra, so che ci tieni moltissimo anche al progetto Scuola Hockey, vai a giri con le scuole, lavori anche molto col giovanile, insomma, come ti sei integrata qui a Bra? Il primo anno fu troppo troppo difficile per me, perché è l'ambiente e tutto questo è difficile, perché è un sito più piccolo, però alla fine mi ha fatto la gente, la gente a me, e veramente mi sento con prestigio stare qua in questo club. Un pochino a casa ti senti qua, bra? Sì, veramente io non tengo nessun problema con nessuna, loro mi accenta a volte come io sono, che a volte sono troppo troppo grintosa. Però tutto si deve dimostrare nel campo e basta. Grazie.